Allora, continuiamo la carrellata di nuovo con i personaggi dell'Alma Juventus Fano. Abbiamo sentito dalla viva voce l'entusiasmo del presidente Cabellini. Ora abbiamo il direttore sportivo dell'Alma, Roberto Canestrari. Roberto, una grande festa, neanche il sindaco è voluto mancare. Tifosi con un entusiasmo alle stelle, giocatori tutti presenti. Roberto, direi che c'è da fare i complimenti intanto all'organizzazione e alla società Alma Juventus Fano per questa bellissima festa. Intanto. Sì, direi di sì, bellissima serata. Oltretutto si sapeva, perché già dall'inizio che si era innescato questa grande sinergia, no, con la città, con il tifoso in primis e poi con lo sportivo. È chiaro che il Fano è il Fano Calcio, l'Alma Juventus, che porta allo stadio 3.500 persone, vedi la partita di Macerata, è chiaro, parla chiaro. E questa è un'altra grandissima dimostrazione che c'è questo grande entusiasmo da parte di tutti. Perciò tutto molto bene. A me personalmente ha colpito il coro rivolto al presidente Cabellini, se lo è meritato sinceramente, perché dopo anni spesi, e penso non ci sia parola più appropriata alla causa di questa società, avendo sempre riconosciuto magari poco, si è ripagato di tanti sforzi, non solo qui nella classifica che è direi molto lusinghiera, ma i cori di questa gente che penso abbiano colpito il cuore del numero uno Granata. Sì, direi che hai perfettamente ragione, anche per quanto mi riguarda, anche per quanto riguarda i ragazzi, insomma sono molto contenti, giocano anche per il presidente, è una persona che si è buttato anima e corpo nel calcio da un paio d'anni, purtroppo finora ha sempre avuto direi delusioni, perciò sta vivendo quello che secondo me merita, un anno di grandissime soddisfazioni, e speriamo che non sia solo anno ma bensì sia l'inizio di un ciclo importante che vada a ripagare questa grande passione e altro che il presidente ci mette. Tu hai sempre detto nelle interviste, per aprire sì che ci vogliono 3 anni, il primo anno è andata così, diciamo, vogliamo sondare un po' il terreno per questa categoria, il secondo anno vogliamo fare un campionato importante, il terzo chiaramente provare a vincere, e se magari quel provare a vincere possa avvenire già da quest'anno, Roberto, è difficile, però la curva ci crede, la squadra c'è, il presidente anche. Chissà che magari non possa venire fuori il miracolo nell'ultima gara con il Matelica al Mancini. Ma chissà, sognare costa poco, no? Sognare è bello, anche perché la squadra veramente sta dimostrando tanto. Come si diceva, come tu hai ricordato, una ricostruzione è sempre difficile. L'anno scorso siamo partiti anno zero, direi che i risultati si sono visti anche prima di quanto noi potessimo sperare. È una squadra che sta andando molto bene, grande sinergia con i tifosi, grande sinergia con la città, con lo sportivo, con la stampa, e sono tutte secondo me tutte motivazioni importanti e tasselli che poi possono fare un valore aggiunto. Ci crediamo, è una squadra che cresce, è una squadra che a me piace, una squadra che piace molto, ci proviamo. Ringraziamo il DS dell'Alma Roberto Canestrari, lo congediamo e naturalmente gli auguriamo un buon proseguimento di cena. Allora, era presente, come ho detto prima, il sindaco Massimo Seri, è presente anche l'assessore allo sport del comune di Fano, Caterina Del Bianco, che è qui vicino a me. Intanto buonasera assessore allo sport, l'abbiamo vista diverse volte anche allo stadio, quindi ecco, non è voluta mancare nemmeno questa sera a questa festa, quella che io amo definire. Intanto un giudizio su questo bellissimo clima, su questa unità di intenti che c'è tra il tifo, la società, diciamo la stampa anche, perché no, e il servizio Granata. Ma devo dire che in poche situazioni si riesce a trovare una tifoseria così attaccata alla società, quindi stasera il clima è veramente bellissimo ed è un po' quello che vivo tutte le domeniche, perché ho avuto la possibilità di andare in tribuna, ma in realtà io voglio vivere le partite dalla curva, perché io lo definisco un'esperienza veramente unica che ti cambia la domenica, quindi è veramente piacevole
tifare la propria città con un gruppo come questo e naturalmente tutti i ragazzi, io non ho parole, veramente. Quest'anno si è partito un po' in sordina, il pubblico granata, si sa, il fanese ha bisogno di essere un po' stimolato con i risultati, ma portare 3.500 persone con la Vis lo scorso anno, ma soprattutto quest'anno con la Maceratese, in trasferta, in 400 a Castelfidardo, in 300 a Matelica e anche domenica scorsa in una giornata veramente da tregenda a Giulianova, portare tanti tifosi è un segnale che veramente quest'anno si sia svoltato. Sì, davvero, dal mese di novembre in poi è diventato sempre più... Quella grande cavalcata di risultati La serie di vittorie e la dimostrazione è stata anche il derby a Pesaro, che dove io l'ho vissuto in curva, è veramente una città che si è spostata, si è mobilitata. E poi, se posso dire, la sera prima c'era un clima in città, anche in centro storico, veramente la città vive le partite, questo è molto bello. E devo dire che, se posso fare anche un appello a tutti i ragazzi di partecipare la domenica, perché adesso arriva il tempo bello, cioè sono stati mesi brutti dove era anche freddo passare il tempo allo stadio, ma adesso che arriva la bella stagione usciamo, anche alle ragazze di venire tutto allo stadio questo girone di ritorno. Veramente bellissime le frasi di Catalina Del Bianco, assessore allo sport del Comune di Fano, che ringraziamo naturalmente e auguriamo un buon proseguimento di serata. Dopo questo appello direi per il momento chiudere qui il collegamento, magari poi successivamente riusciamo anche a contattare altre persone, ci stiamo adoperando magari anche per... Sì, riusciamo con il capitano Alex Nodari, che è qua vicino a me. Sì, Alex, mi fa la cortesia? Alex, se puoi venire un attimo. Il capitano del Fano, Alex Nodari, che parla naturalmente a nome della squadra. Assolutamente sì, per Fano TV siamo naturalmente... ecco Alex, tu rappresenti la squadra, diciamo, dopo il gol alla Vis Pesaro sotto la curva lo scorso anno, quest'anno diciamo stai giocando il tuo solito campionato sempre in linea con, diciamo, con come avevi concluso l'anno scorso, sei il capitano, sei l'elemento carismatico, sei il giocatore che quando manca, ecco, si sente un pochino l'assenza. Quest'anno va ancora meglio dello scorso campionato con questo clima che si è creato, veramente bellissimo. E vuoi dire qualcosa magari alla città, fare un appello magari non so, a stimolare ancora di più il pubblico fanese a venire la domenica allo stadio in massa? Guarda, io è un anno e mezzo che sono qua e sono stracontento dall'inizio che sono arrivare oggi, di come si è trasformata un attimo l'atmosfera. Sei anche uno degli idoli della curva, tra l'altro. Sì, sono contento di questo, ma l'orgoglio più grande è sicuramente aver trasformato questa città in una apatia un po', in un'euforia enorme, ecco. Credo che il gruppo quest'anno sta rispondendo in una maniera incredibile. E la cosa che fa piacere è che risponde anche quando mancano giocatori che comunque danno sempre il loro contributo, come posso essere io, può essere stato Civilla, può essere stato e credo che la forza che abbiamo noi quest'anno è veramente il gruppo, che risponde nel momento del bisogno sempre al miglior dei modi. Ecco, a Matelica sei mancato tu, ma abbiamo visto veramente una prestazione incredibile di Andrea Torta, di Lorenzo Fatica, che davvero ti hanno fatto stare tranquillo. A me piacerebbe dire questo, tu hai sempre lottato con Ravenna, con Spal, per non retrocedere, forse questo è il primo anno che, diciamo, ti capita di giocarlo un po' da protagonista e assaporare un po' il gusto anche della vittoria. La Serie D è un campionato particolare, ne vince una soltanto. Noi crediamo che l'Alma abbia le carte in regola, ci è spiaciuto domenica vedere certe facce, un po' certi musi lunghi dopo il pareggio, tra l'altro che ci poteva stare perché il Giulianova è un'ottima squadra. L'invito del cronista ma anche del tifoso granata è quello di non mollare mai, perché avete veramente un grande gruppo e una grande squadra. Ecco, la prima cosa che voglio dire è che sicuramente i nostri volti dopo domenica non erano volti riferiti a un discorso di dire abbiamo perso la voglia di arrivare. Quello che dispiaceva è che, sai, al 91esimo, 90esimo della partita, dopo che comunque il Giulianova aveva proposto
un atteggiamento verso questa partita molto, molto aggressivo e molto, quindi credo che il pareggio domenica scorsa è stato un pareggio giusto. Dispiace forse per le partite precedenti, che abbiamo perso sicuramente qualche punto. Però c'è anche da dire che sia col Castelfidardo che soprattutto con la Maceratese, e lo abbiamo evidenziato anche in televisione con la Moviola, c'erano tre interventi fallosi su di te e forse anche qualcosina anche a Giulianova, abbiamo visto una maglia, diciamo una, ecco. Guarda, io sono lì che sto puntando sempre al mio traguardo personale dei tre gol, poi se ne viene qualcosa in più come l'anno scorso. Però se non faccio gol e mi danno... Quando ricordiamo sei ancora a quota 1 con il gol di Termoli. Bravo. Ripeto, se poi non arrivano i gol ma arrivassero un po' i rigori che mi sono comunque ben amato creato su dei corner, sarebbe stata la cosa migliore, ecco. Però guarda, non voglio parlare di queste cose qui perché ogni partita ha la sua storia. Io credo che questa squadra deve puntare ogni giorno a vincere le partite. Poi ci puoi riuscire o non ci puoi riuscire, però se la mentalità è quella, credo che arriviamo molto lontano. Ringraziamo Alex Nodari, capitano Granata, idolo della curva. Auguriamo una buona cena, un buon proseguimento di serata al capitano per antonomasia. Ora io volevo contattare un artista fanese, non so se c'è ancora tempo, ma credo di sì. Un artista fanese che risponde al nome di Stefano Furlani, che aveva una sorpresa per il pubblico presente, per i 500 qua del Pesce Azzurro. Stefano Furlani è un grande tifoso dell'Alma e ha fatto una cosa veramente carina, quindi io vorrei, chiedo intanto Lumi, mi sposto verso, vediamo se riusciamo a trovare il tifoso che stiamo chiamando, ecco, sta arrivando proprio nella nostra postazione. C'è davvero grande euforia, il menù di pesce naturalmente è graditissimo questa sera qui dai commensali, veramente tanta gente, tanto pubblico, giovani, meno giovani, ci sono tante sciarpe, tante persone che frequentavano qualche anno fa la curva, le scale del Mancini, che si sono ritrovati questa sera. Eccolo qua, Stefano Furlani. Un artista fanese e un grande tifoso della Mediofano che ha proposto una sorpresa alla platea, al pubblico presente. Stefano, che cosa hai proposto e qual è la tua attività? Comunque tutti quanti fanesi che ti hanno visto tra l'altro a dopo cena, ospite di Lino Balestra qualche settimana fa, sanno già chi sei e ti conoscono molto bene. Sì, sì, buonasera a tutti. Chi mi conosce sa, conosce anche la mia passione, che in pratica è quella di realizzare i quadri con i sassi di Fano. E niente, così quest'anno, visto che la squadra, società, insomma tutti, tifosi anche, perché basta guardare le presenze con la Maceratese, insomma ce lo siamo meritati tutti, ho deciso di realizzare lo stemma del Fano con i sassi, con la mia tecnica. C'è la possibilità magari di vederlo, ecco, magari, ecco, so che è, diciamo, è un po' una sorpresa, ecco, noi abbiamo svelato un pochino quello che è. Sì, magari più tardi quando lo consegna il presidente, se abbiamo la possibilità di riprenderlo. Questo intanto è una chicca per Fano TV, ecco, che Stefano naturalmente, che tutti conoscete, si è... Lino Balestra sempre. Ringrazio sempre Lino, il grande Lino Balestra. Assolutamente, se non si offende, Lino è... assolutamente i saluti a Lino sono d'obbligo. Quindi ecco, ringraziamo Stefano e magari ecco poi più in là con la serata poi lo ricontatteremo e con preghiera magari di farci vedere anche la sua opera d'arte. Grazie a Stefano Furlani, anche a lui auguriamo un buon proseguimento di serata con la cena del Pesce Azzurro. E io per il momento quindi direi di chiudere qua il collegamento per ora dal Pesce Azzurro di Fano, in Viale Adriatico qui a Fano. Poi magari se avremo altre sorprese durante la serata lo metteremo in evidenza magari più in là.